Ministra delle Pari Opportunità e della Famiglia. Famiglia che oggi si è detto al Festival non è un problema ma una risorsa. Però al Ministero arrivano sempre richieste di risorse per la famiglia. Credo che le due cose vadano esattamente nella stessa direzione. È mia personale intenzione, ma è l'intenzione del nostro governo, di considerare la famiglia come il luogo, una comunità che nella nostra società possa essere un'energia per far ripartire tutto il paese. Questo lo è stato negli anni scorsi, io credo, con una capacità di grande resilienza delle famiglie italiane rispetto anche ad alcuni momenti critici che abbiamo dovuto attraversare come paese. Adesso è venuto il momento di investire nella famiglia, non soltanto di sostenerla, ma di investire, quindi certamente dare maggiori risorse alle famiglie, ma risorse che permettano alle famiglie di liberare quelle energie anche di carattere sociale, relazionale, comunitario di cui oggi le famiglie italiane dispongono e che il paese deve essere in grado di riattivare. Certamente il tema della natalità che va aumentato, ma anche il tema di un protagonismo fattivo di tutte le componenti familiari, delle donne, delle varie generazioni che compongono le famiglie. Questo è il progetto che noi chiamiamo nel Family Act e sul quale stiamo lavorando. Questo festival si conclude con una carta che viene sottoscritta dagli amministratori soprattutto dell'impegno sociale, cioè passare dalla dottrina, quindi dalla teoria, alla concretezza. Un elemento che lei potrebbe dare come contributo a questa carta, come se fosse un elemento del puzzle, una cosa concreta per la famiglia. Io credo che si debbano promuovere alleanze concrete e fattive tra le generazioni e tra i generi, perché solo così possiamo riattivare una dimensione generativa di tutta la società.